Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e oggi la giro dalla bellissima cucina, non che sia bellissima, è che arriva un po' di luce insomma in faccia, che di solito quando giro i video c'è un buio, non si vede niente. Stamattina c'era una bella giornata, ho detto vabbè dai, filmiamo dalla cucina. Allora, vi volevo far vedere in questo video gli acquisti che faccio più spesso dai cinesi. Non sono una che insomma ci va sempre, che compra, però secondo me hanno delle cose molto carine. Allora volevo farvi vedere appunto cosa prendo più frequentemente, cosa mi piace. E quindi ho raccolto un po' di cose, non sono tutte, credo, perché ce le ho sparse in giro per la casa, però vabbè. Allora parto e farò vedere le ultime cose che ho preso. Questa sciarpa che mi serviva per fare una serata, che poi è saltata ovviamente. Dovevo fare una serata vestita di verde, però non si fa più. Comunque, chi se ne frega, la sciarpa me la tengo, è carina, si può usare insomma in vari modi. L'ho pagata 3,90. Fatto in questo modo, c'erano di tantissimi colori, tantissimi disegni. L'ho presa verde perché appunto mi serviva verde. Molto bella, che penso che userò insomma così in generale finché non c'è caldissimo. Poi ho preso questi capelli, fascia, questa fascia di extension. Adesso le vedete un po' brutte perché le ho messe sabato per l'open day della palestra, però appena comprate erano belle, dovrei pettinarle. Comunque hanno questa fascia dietro così e l'attaccate appunto sui vostri capelli. Ce n'erano di diversi colori, c'era nera, castana, rossa. Era la prima volta che vedevo questo, non mi ricordo la marca, comunque questo tipo di extension, perché io di solito metto quelle in ciocche. E questa invece è una fascia unica e costa 1 euro in più rispetto agli altri, perché questa viene 7,90, invece quelle che prendo io sono 6,90. Comunque, devo ancora provare a lavarla, a pettinarla, però come qualità mi piace. Comunque, adesso immaginatela pettinata bene, insomma, si adatta bene ai capelli, è molto più chiara dei miei perché insomma si nota, però mettendola bene, mescolandola ai capelli vostri naturali, tutti mi hanno detto: wow, che bell'effetto, ti sono cresciuti i capelli. Sì. Cioè, neanche la parrucchiera che lavora qui di fronte, sono passata in negozio e mi fa: wow, come ti sono cresciuti i capelli. Sai, magari neanche fra 10 anni mi crescono così. Poi, sempre per la serata, ho preso questo cerchietto che non ho ancora messo. Questo cerchietto qua lo metterò magari in qualche video per imitare l'arrivo del tubo. 4,90 euro. Molto sobrio, insomma, per qualche serata speciale. Poi uno degli ultimi acquisti che ho fatto, e l'avete apprezzato molto, sono stati questi orecchini che ho pagato, non c'è prezzo, erano o 5,90 o 6,90, giù di lì. Vabbè, anche questi molto molto vistosi, molto belli. Appunto, li ho messi in diversi video e mi avete detto che vi sono piaciuti. Non sono pesanti, anzi, e a me piacciono gli orecchini dei cinesi perché almeno una volta che me li metto, se vado a una festa, una serata, li perdo, insomma, non ci rimango male. Invece mia mamma, ad esempio, mi dice sempre: metti gli orecchini, insomma, d'oro, d'argento, così, che siano di marca. A me frega niente di mettere roba di marca perché appunto se li perdo almeno non ci sto male. L'anno scorso ho perso un orecchino d'oro, tragedia in casa. Non è che mia mamma mi abbia sgridato, però mi ha fatto un po' pesare la cosa. L'anno scorso ho preso questo affare Magic Levera G. Vabbè, insomma, questo affarino per fare i boccoli. Che vi devo dire? Allora, costava 5,90, 6,90, 4,90, solo qua il prezzo. E allora, non vengono come in foto, no, però comunque riuscite a fare i boccoli. Tante di voi ce l'hanno questo, perché ho visto nei video.
l'ho fatto vedere. Allora, come funziona? Ci sono questi affarini di plastica, di plastica, di gomma dentro, che voi infilate sul bastoncino. Andate a prendere una ciocca di capelli, bisogna farlo da capelli bagnati comunque abbastanza umidi. Prendete una ciocca di capelli, agganciate in questo modo e tirate in giù in modo da inserire sto affarino sui capelli, così. Cioè, fate proprio passare la ciocca all'interno del tubo. Fine. E dovete tenerli per un po'. Io quando l'ho fatto ci ho dormito così. Poi la mattina lo togliete e vi viene fuori il boccolo. Adesso ovviamente no, perché in 2 secondi non viene fuori niente. Molto carino questo affare, però se avete tanti capelli e se ci avete lunghi, vi servono 3-4 scatole di questo, perché con una, cioè io riesco a farmi solo la parte dietro. Bene, andiamo avanti. Una cosa che compro spesso sono gli accessori per i capelli, tipo questi elastici qua, 1,20 euro. Vabbè, quelli sono rimasti 1,20 euro. Poi 36 pezzi, le forcine, queste qui nere, 1,50, ce li ho anche di un altro colore. Queste, insomma, per capelli biondi. Altre forcine che prendo, vabbè, questo è il pezzo che è rimasto. Queste qua costano 3,90, tipo 2,90, ed è proprio un pezzo di cartone enorme con tutti i cosini. E io li tengo dentro questa scatola qua del profumo. Li metto qui, la tengo in bagno, nel cassetto, quando devo fare i capelli li attacco. Qua ci sono altre sparse in giro, sono nere, rosa, verdi, di tutti i colori. Rimanendo in tema capelli, ho preso recentemente queste. Sono carine, però non tengono molto, costano 1,90 e sono più da bambino, diciamo. Comunque per quelle ragazze stile Hello Kitty, ecco, io sembro un po' scema quando me le metto. Però dai, vabbè, insomma, ci sta, ne metto magari una qua, dipende dalla conciatura, però tengono poco, quindi se avete pochi capelli fini, vanno da Dio. Poi, allora ho preso diverse volte le ciglia finte, che costano 2,90 di solito. Allora, ho provato queste qua, che erano molto carine, queste nuove, che devo ancora provare. A volte loro mettono la colla dentro, che si trova tipo qua, però non c'è, io ho la colla, quella professionale, perché comunque quella che c'è dentro, non, fidatevi che non tiene niente. Sono abbastanza carine, anche se è sempre meglio, insomma, comprare ciglia, quelle professional. Poi ho preso dei ciuffetti che non mi sono piaciuti per niente, cioè questi ragazzi fanno schifo, cioè quelle dei ciglia fanno schifo, a parte che fate fatica a staccarli proprio da qua, ma poi cioè sembra il materiale quello per lavare le pentole, cioè sono troppo rigide, sono scomodissime. Boh. Poi danno un effetto troppo finto. Cioè, non vanno bene. Avete le vostre che crescono in un modo, queste che vanno per i cavoli loro. Un'altra roba che ho preso che devo ancora aprire sono. Ah no, anzi, vale, l'ho già aperta. I cosi per applicare l'ombretto, che costano 1 euro, della New York City, New York Collection, come si chiama? New York Color. Ho visto la C, ho detto, ma si sarà Collection. Un'altra roba che ho preso che non ho mai provato, 2,90. Non le ho ancora provate perché le unghie che ci sono dentro sono più corte delle mie unghie naturali. Quindi, cioè, mettendo questo sopra, o devo limare tanto le mie unghie o, insomma, trovare un altro sistema. Poi, un'altra roba che compro spesso sono le ruote. Allora, una è questa, che ci sono diversi brillantini all'interno di varie dimensioni che uso sia per le unghie sia per realizzare i make-up, magari li metto tipo qua, non so, sull'occhio per dare un effetto
sbrilluccicoso. E per finire le cose per le unghie, che ho messo qua perché sennò le perdo. Allora, qualche anno fa ho acquistato questa ruota della frutta. Ecco, c'è la banana, l'arancia, limone, fragola, kiwi. E l'avevo pagata sui 2,90 euro. La stessa ruota in un negozio professionale, un centro tricologico che c'è qua a Bussolengo, costa tipo 15 euro. Cioè, io dico, adesso è un materiale infimo, le metto sulle unghie, mi durano 3 settimane, quello che è, le butto via. Cosa vado a spendere 15 euro in centro tricologico quando me le prendo dai cinesi e vanno benissimo. Poi ho preso questi glitter, sono molto carini per decorare le unghie, queste verdi, blu e rosa, tutta la scatola, e ce n'erano 5 dentro, 2-3 le ho regalati, c'erano 5-6, costavano 4 euro, considerate che vi dura una vita. E altri colori, sempre per decorare le unghie, quelli che sono rimasti perché appunto molti li ho regalati, sono questi qua. Ecco, dorato, verde e rosso. E le applico con uno smalto trasparente oppure con la colla per le unghie, col pennellino. Ecco, ci faccio sopra i disegnini quando ho tempo. Ecco, a me sembra di aver finito. Poi vabbè, ho altre parrucche, quelle che vedete nelle parodie, quelle prendo dai cinesi, o comunque altre decorazioni per le unghie che magari non ho qua da farvi vedere perché le ho finite, ce le ho buttate in qualche parte della casa. Ecco, questi erano gli acquisti più gettonati fatti dai cinesi nell'ultimo periodo. Vi mando un grosso bacio, mi raccomando, se vi fa piacere iscrivetevi alla mia pagina Facebook, vi metto il link qui sotto, mi sono fatta anche Instagram, quindi se volete vedere le foto, le cavolate che pubblico, passate anche da Instagram, vi lascio sempre il link e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze!